Telespettatori della Nuova TV, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Duello in vista delle regionali. Lo spazio che noi dedichiamo al confronto tra le coalizioni in lizza per l'elezione del prossimo presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Oggi qui con noi abbiamo ospite Giuseppe Giuzio, vicario regionale di Fratelli d'Italia, indicato dalla coalizione di centrodestra che sostiene Vito Bardi, presidente. Benvenuto. Grazie, ben trovati. E abbiamo Giuseppe Miolla, a sua volta indicato dallo schieramento La Basilicata Possibile, che sostiene Valerio Tramutoli, presidente. Miolla, che è segretario provinciale di Sinistra Italiana. Buongiorno a Benvenuto. tutti. Allora, ricordo ai nostri ospiti che avranno 90 secondi per rispondere alle nostre domande, domande sui macro temi che riguardano questa campagna elettorale, ma iniziamo subito presentando le due coalizioni. Iniziamo da Giuzio, seguendo l'ordine del sorteggio della scheda elettorale che gli elettori troveranno in provincia di Potenza. Allora, Giuzio, presentazione del vostro schieramento di centrodestra. Il centrodestra, anche in Basilicata, come già avvenuto in Abruzzo e in Sardegna, va compatto. La nostra è una coalizione composta da Fratelli d'Italia, dalla Lega, da Forza Italia, dalla lista di Idee e la lista del Presidente. Capeggiata dal Presidente Bardi, questa lista dà garanzie ampie di serietà, professionalità, soprattutto garanzie su quello che è il programma che noi proporremo ai nostri elettori. Bardi, dopo aver onorato la nostra terra, girando tutta l'Italia e essendo generale della Guardia di Finanza, ritorna una volta in pensione in Basilicata per dare una svolta. La Basilicata ha bisogno di legalità e di rigore. Noi riteniamo che la nostra coalizione può offrire tanto alla Basilicata e lo può fare con una guida puntuale proprio nella persona di Vito Bardi. Miolla, per voi lista senza alleanze. Sì, la nostra è una lista senza alleanze, però è una lista politica perché vede al suo interno partiti di sinistra, movimenti ambientalisti e movimenti che hanno fatto delle battaglie degli agricoltori sul territorio la loro linea guida. Ci candidiamo con coerenza perché a un certo punto anche il centrosinistra ha fatto delle scelte che non abbiamo condiviso, dapprima la stessa candidatura del candidato a presidente Tre Rotola, che come tutti sappiamo insomma, ha una tradizione molto di destra, e comunque la scelta fatta è una scelta di coerenza ed una scelta che rivendichiamo in questa campagna elettorale. E allora partiamo con le nostre domande, ripeto 90 secondi per rispondere ai nostri esponenti, iniziamo di nuovo da Giuzio. Allora, alle ultime consultazioni regionali del 2013 il 47% dei lucani si è recato alle urne, anche questa volta c'è un rischio astensionismo alto e cosa farete per convincere gli indecisi? La volta scorsa il maggior partito era proprio quello degli astensionisti, il 53% non si è recato al voto. È chiaro che questa mancanza di volontà di andare al voto è dovuta anche alla cattiva gestione della politica fatta in questi anni. È chiaro che è necessario invece invogliare gli elettori ad essere presenti a votare, perché l'appello è proprio quello, votare per scegliere, perché chi non vota non sceglie e non scegliendo c'è il rischio che ancora una volta quel sistema Basilicata guidato dal centro-sinistra che per anni ha fatto questi danni possa naturalmente ancora una volta tornare al potere, cosa che va assolutamente scongiurata. Io girando il territorio in questo periodo noto una grande affezione per questa campagna elettorale. Questo mi incoraggia notevolmente a pensare che il dato dell'astensionismo sarà molto più basso questa volta. Lo spero e l'invito che faccio personalmente è proprio quello. Andiamo tutti a votare. Scegliamo il nostro futuro, che è il nostro futuro, ma il futuro anche dei nostri figli. Quindi credo che sia fondamentale in questo momento fare delle scelte, perché la Basilicata non può più attendere di fare scegliere ad altri. Quindi cittadini lucani, andiamo tutti al voto, scegliamo il meglio. E io in questo momento, senza voler anticipare l'appello al voto, dico che il meglio in questo momento è rappresentato dal centrodestra. Miolla, anche per lei, rischio astensionismo alto anche questa volta? Molto alto perché le coalizioni si presentano e presentano un evidente trasformismo. 47% è la percentuale della volta scorsa, delle scorse elezioni del 2013, quindi il partito di maggioranza è il partito degli astensionisti.
chi gira il territorio anche come me sa benissimo che la gente è totalmente sfiduciata, è sfiduciata. Perché da troppo tempo ha sentito promesse di ripresa, di promesse di una nuova Basilicata, però i personaggi e gli artefici di queste promesse sono gli stessi che hanno ridotto la nostra bella regione in questa situazione. Allora, torniamo a Giuzio, campagna elettorale nel vivo. In questi giorni abbiamo visto la presenza di tanti leader nazionali. La sensazione però è che ci sia un distacco dei cittadini o forse anche una mancanza di interesse. Io non noto una mancanza di interesse, anzi, come dicevo prima, noto molto interesse vicino alla proposta che noi stiamo portando sul territorio. I nostri leader nazionali, parlo per l'intera coalizione, sono presenti e saranno presenti sul territorio proprio per testimoniare la volontà e la vicinanza dei partiti nazionali al territorio. La Basilicata è una terra importante, ha delle caratteristiche talmente diverse dalle regioni che sono vicino a noi che necessita la giusta attenzione. È chiaro che le vie di collegamento tra Roma e Potenza sono assolutamente limitate e quindi è difficile anche muoversi e per i nostri leader venire sul territorio non è assolutamente semplice. Questa è una campagna elettorale assolutamente affascinante, però è anche una campagna elettorale molto difficile perché è una campagna elettorale da fare porta a porta, sembra più un'elezione comunale che non una regionale, perché noi stiamo cercando di entrare nelle case dei cittadini e lo vogliamo fare con una proposta tematica perché notiamo che la gente ha interesse in questo momento a capire quali sono i programmi e il centrodestra in questo momento ha proposto un programma semplice ma molto articolato che noi non vogliamo dire cose che poi non possiamo fare. Miolla, campagna elettorale un po' sottotono? Campagna elettorale difficile, sottotono, la gente non ha bisogno dei leader nazionali, la gente ha bisogno di avere contatto diretto con quelli che possono essere i rappresentanti regionali. E la gente ci chiede coerenza e credibilità, e la coerenza e la credibilità passa dalla testa e dalle gambe delle persone che questi programmi poi espongono ai cittadini. Oggi diciamo che le due coalizioni più importanti presentano o ripresentano gli stessi personaggi che negli ultimi 5 anni, o anche di più, diciamo, hanno incarnato la proposta politica e la gente ha poca fiducia. E quindi il legame più stretto non è quello tanto con i leader nazionali, ma quanto quello con i cittadini e i rappresentanti locali che ogni giorno si spendono a favore delle proprie comunità. Oh, inevitabile un giudizio sulla legislatura regionale che è appena terminata, Giuzio. Assolutamente negativo, non posso che riconfermarlo, l'abbiamo detto in tutte le piazze e continueremo a dirlo. La Basilicata è precipitata nelle sabbie mobili. Abbiamo una regione che praticamente ha gli ultimi posti in qualunque graduatoria. E la cosa più brutta è che i dati Istat per la Basilicata risulta la prima regione per voto di scambio. È chiaro che la regione Basilicata è una piccola regione, le filiere corte portano naturalmente a questo problema relativo al voto di scambio. Oggi dobbiamo dire si avverte molto un'esigenza di legalità e di sicurezza, cosa che è venuta molto meno, poiché vorrei ricordare che l'operazione Pittella, quella We Are the People, che pensava di avere una sostituzione etnica dei cittadini lucani con gli immigrati, è un'operazione assolutamente che va scoraggiata, è la prima operazione che andrà fatta dalla prossima giunta regionale. È fondamentale ritornare ai temi importanti, quella della legalità e della sicurezza. Legalità e sicurezza che già ha una norma nel suo insieme, quella della legge 45 2018, che la Regione di Padova con il suo candidato, con il suo consigliere Gianni Rota, ha portato in regione, che è stata approvata. I nostri cittadini in questo momento hanno necessità di questo, oltre alla legalità, perché quella che si è conclusa è una legislatura assolutamente priva di legalità. Miolla, anche per lei la stessa domanda, a giudizio sull'amministrazione regionale uscente.
Assolutamente negativo. Innanzitutto io voglio ricordare che nel 2013 noi eravamo già presenti nella campagna elettorale con una nostra candidata a presidente, ricordo Maria Murante, quindi avevamo già dato un giudizio negativo su quel tipo di coalizione e su quel tipo di impostazione. E sono successe tante cose in questi 5 anni, da ultimo la vicenda dello scandalo sulla sanità. Naturalmente si difenderanno e saranno i giudici a dover dare un giudizio dal punto di vista della responsabilità penale. Resta aperta però un problema di profilo di opportunità morale, di opportunità politica. Matera 2019, che doveva essere, diciamo, il cuore pulsante di questa Basilicata, che doveva fare da treno per la Basilicata, anche lì ha visto far prevalere, sono prevalsi gli interessi della politica regionale e locale che hanno voluto mettere le mani sulla città. Sulla questione della legalità e della sicurezza provo a rispondere, se posso. Prego. La legalità, mi dispiace dirlo, però la legalità o si persegue sempre o non si persegue mai. E di stamattina la notizia però che un consigliere comunale di Potenza, lo dice la stampa, pare che abbia diffuso dei sondaggi falsi, quindi la legalità si persegue sempre. Consigliere comunale di Fratelli d'Italia, a quello mi riferisco. Problema sicurezza, in Basilicata non c'è un problema della sicurezza, perché il problema dei migranti non esiste, chi c'è aiuta a ripopolare e aiuta nei lavori più umili. Vuole replicare, mi dà 10 secondi su questa vicenda. Voglio evidenziare che quello che dice il collega è assolutamente non vero, poiché non è stato diffuso un sondaggio falso, è stato solo pubblicato un sondaggio che circolava, quindi non siamo noi che abbiamo fatto questi sondaggi, chi ha fatto il sondaggio falso ne risponderà per il sondaggio stesso su questo. Quindi mi permetto di dire che legalità è una cosa, diffondere su Facebook un sondaggio che ci viene dato è un qualcosa di completamente diverso. Ecco. Grazie allora, per la continuiamo il nostro tema, l'avvicinamento, diciamo, agli argomenti di campagna elettorale. Mi rivolgo di nuovo a Giuzio. Trerotola, Bardi, Tramutoli e Mattia sono i 4 candidati alla presidenza della regione. Che giudizio date dei candidati avversari? Allora, personalmente come persone do un giudizio positivo di tutti i candidati, sono persone per bene, persone che emettono la faccia per un progetto. Il problema è molto semplice: per quanto riguarda i 5 Stelle propongono una persona che sicuramente per bene ma di inesperienza. Far governare la nostra regione a qualcuno che non ha mai governato e non conosce nulla della macchina amministrativa è un errore gravissimo. Io non metterei mai nelle mani di qualcuno la mia vita se sapessi che quel qualcuno non è in grado di potermela gestire in un certo modo. Quindi giudizio negativo politicamente per questa scelta. Per quanto riguarda Trerotola, devo dire che in effetti è un uomo che è stato sempre vicino alla destra, quindi è chiaro che in questo momento vederlo candidato dall'altro lato mi sembra tanto di vedere un qualcuno che fa da paravento a chi? A quello quel Pittella che per sempre ha governato, tant'è vero che lui è poco presente, molto presente Pittella e i suoi uomini, quindi votare Trerotola significa votare Pittella, votare il vecchio sistema e non funziona in nessun modo. Per quanto riguarda il professore, io onestamente non ho una conoscenza specifica, so soltanto che è una brava persona, quindi non posso giudicare. Per quanto riguarda il nostro candidato, dico che è il più forte, è una persona autorevole, abbiamo scelto il migliore, potevamo scegliere uno di noi, un politico, abbiamo scelto invece uno super partes, perché riteniamo che la Basilicata in questo momento ha bisogno di un generale, perché il generale può dare rigore e fermezza alla nostra terra. Miolla, anche per lei il giudizio sui candidati avversari. Allora, io sono d'accordo con Giuseppe Giuzio quando dice che non possiamo dare giudizi sulle persone, naturalmente, ma possiamo dare giudizi sulle scelte politiche, sulle appartenenze politiche, sulle carriere politiche. Mattia è stato scelto con un sistema particolare, che è proprio quello del 5 Stelle, queste primarie a loro interne, e io non lo conosco, so che ha un passato in Forza Italia, si diceva, e che naturalmente quello che posso dire io è un giudizio non sulla persona Mattia, ma sui 5 Stelle. Io sono stato residente a Pisticci, sono di Pisticci. Pisticci è uno dei comuni che vede un'amministrazione 5 Stelle. Poco più di 3 anni di amministrazione, immobilismo totale. Per quanto riguarda invece Bardi, le divise non mi piacciono in politica.
senza nulla togliere la capacità del generale Bardi, ma Bardi è stato scelto, viene scelto nelle ultime 24 ore, anche Bardi. Non so quanto Bardi conosca della Basilicata, ultimamente Bardi poco si confronta con gli altri presidenti. Trerotola, devo concordare con Giuseppe Giuzio, e il paravento di Pittella, scelto nelle ultime 24 ore, un uomo con la cultura di centrosinistra non ha niente a che fare, l'ha detto lui stesso quando dice che gli unici comizi che finora ha sentito sono quelli di Almirante insieme al papà e che ancora tuttora ascolta. E allora entriamo nei temi che più da vicino interessano la pancia dei lucani. Oggi sulla Nuova del Sud vi abbiamo proposto questa notizia, una notizia che riguarda la sanità e nello specifico il CROB di Rio Negro. Non ci sono medici, visita annullata. È la storia della figlia di un 77enne che aveva prenotato una visita urologica e che a 3 giorni dall'esame che aveva prenotato, pensate, un anno e mezzo fa, si è sentita dire che la visita appunto veniva annullata. Parto da Giuzio per un commento su questa incredibile vicenda e le chiedo come pensate di risolvere questo problema che riguarda le liste d'attesa. Allora, direttore ha detto benissimo, è veramente una vicenda incredibile, poiché ormai è da tempo che si parla delle lungaggini, delle liste d'attesa e sembra che non se ne venga mai a capo. Potremmo avere in Basilicata veramente una sanità d'eccellenza, invece abbiamo una sanità assolutamente scadente, pur essendo la sanità una delle voci più cospicue del bilancio regionale. Il dimensionamento che è stato posto in essere dal vecchio governo è frutto non di un'organizzazione territoriale, ma semplicemente di un accontentare il politico di turno. È assolutamente sbagliato fare questo tipo di ragionamento. Noi proponiamo che nei primi 6 mesi, quindi dico 6 mesi, e questa è una promessa che facciamo ai nostri cittadini, ci sarà una rivoluzione nel mondo della sanità. In primo luogo dobbiamo andare a creare un'unica azienda sanitaria, perché questo naturalmente comporta un accorpamento delle attività, diciamo, mediche con la possibilità di ridurre sicuramente le liste di attesa. Poi bisogna tutelare i piccoli presidi, perché è fondamentale che nelle terre, nei paesi disagiati, la nostra Basilicata ne ha tanti, sono necessari questi presidi. E poi nessun tipo di decisione di chiusura di nessun tipo di plesso sanitario fin quando non sarà pronta del tutto la riforma del 118. Siamo di fronte a una scelta storica, una scelta politica che coinvolge anche la sanità. È chiaro che andare a governare la nostra regione con la nostra visione, riteniamo di poter dare un contributo fondamentale per cambiare questo e soprattutto per ridurre questi scempi e questa notizia che lei ci pone oggi sicuramente è frutto proprio della disorganizzazione che chi ci ha governato finora ha fatto. Grazie. Miolla, anche per lei il commento di questa notizia che ha dell'assurdo. Dell'assurdo, ma non è una novità. Le questioni che hanno riguardato la sanità locale, la sanità lucana, quest'ultima dall'inchiesta Sanitopoli ad oggi, ci dicono che il sistema sanità governato dalla politica è un sistema che non può funzionare. La politica deve uscire fuori dalla sanità. Proprio ieri, e la dico perché si ricollega bene a questa notizia, io ricevo da una famiglia un grido d'allarme, un genitore che scopre di avere una brutta malattia e che ha la necessità di fare una PET. Chiama all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, non funziona, il macchinario non funziona, chiama al CROB di Potenza, il macchinario non funziona. Cioè, la politica ha ridotto così la sanità, nonostante ci dicano che le royalty vengano utilizzate per far funzionare la sanità. E allora, io invece, a differenza del collega, ritengo che non si può accentrare tutto sull'unica azienda sanitaria. In un paese, un territorio, dal punto di vista orografico come complesso come il nostro, è necessario invece che i presidi territoriali siano importanti, che le visite domiciliari siano in aumento, che ci sia un'assistenza più vicina alle persone. E allora, dalla sanità al mondo del lavoro, anche qui un titolo della Nuova del Sud di qualche giorno fa in cui davamo conto di una rielaborazione di dati INPS. Pensate, in Basilicata un lavoratore su 3 guadagna meno di 780 euro, che è la soglia massima, diciamo, del reddito di cittadinanza. Allora, Giuzio, mi rivolgo a lei. Si tratta soprattutto di giovani e di donne. La domanda è:
In Basilicata c'è un problema di lavoro che non c'è, ma c'è anche un problema di lavoro sottopagato. Allora, in Basilicata ci potrebbe essere molto lavoro, il problema è che le politiche del lavoro che sono state poste in essere fino ad oggi sono politiche assolutamente sbagliate. Il dualismo è molto semplice, lavoro e assistenzialismo. Bisogna capire se è necessario creare lavoro o dare assistenzialismo. Noi siamo dell'idea che bisogna premiare chi lavora, bisogna premiare le imprese, i piccoli artigiani, bisogna entrare nell'ottica che chi crea un reddito, chi è in grado di produrre anche un solo posto di lavoro va assolutamente avvantaggiato. È chiaro che di fronte ai dati che la nuova Basilicata snocciolava l'altro giorno, è evidente che questo è frutto anche oltre delle politiche sbagliate, ma è anche c'ha una conseguenza molto grave, che è quella dello spopolamento e della fuga non solo dei cervelli ma anche della manodopera, perché non solo i migliori vanno via, ma oggi vanno via tutti perché non c'è lavoro per nessuno. È chiaro che perdere un solo giovane che va via significa aver perso il giovane, ma aver perso anche un investimento che ha fatto la famiglia e la società stessa per poter formare quel giovane. I migliori vanno via perché qui non c'è un attrattore. È fondamentale invece creare degli attrattori lavorativi, tenere i giovani qui, perché un paese che invecchia sicuramente non è un paese che può avere un futuro. Noi riteniamo invece che è necessario incentivare il lavoro, il vero lavoro, non l'assistenzialismo. L'abbiamo visto negli ultimi 10 anni, tutte le politiche assistenzialistiche poste in essere sono state politiche sbagliate, poiché non hanno creato un solo posto di lavoro, anzi hanno creato i presupposti affinché ci fossero meno posti di lavoro e più persone che chiedono aiuto alla regione. Miolla, anche per lei la stessa sollecitazione. Sì, è evidente che c'è un lavoro precario che penalizza soprattutto i giovani e le donne, come diceva lei, però è anche evidente che ci sono contratti nazionali collettivi che non vengono rispettati, ci sono contratti, i giovani sono costretti ad accettare per esempio con finti contratti part time quando poi effettivamente svolgono appieno in maniera full time la loro prestazione lavorativa. Ci sono giovani, anche partite IVA, che sono obbligate ad accettare finti contratti di collaborazione quando poi effettivamente svolgono lavoro veramente subordinato. Lo stesso vale per le donne, come se il dono del lavoro femminile sia un lavoro che vale meno rispetto al valore degli uomini. Il problema della precarizzazione è il problema vero del lavoro ed è il problema che fa sì che molti giovani, dopo i sacrifici dei propri genitori, dopo essere andati fuori a studiare, non ritornano più, e questo crea il vero problema della Basilicata, che è quello dello spopolamento. E allora le politiche attive del lavoro devono essere politiche attive serie. Le imprese devono fare seriamente il loro lavoro e devono rispettare la dignità dei giovani e dei lavoratori. Un altro argomento che ritorna un po' in tutti i programmi elettorali è quello dell'aeroporto. Giuzio, il tema di infrastrutture, è giusto partire dall'aeroporto pur in presenza di una rete viaria molto carente in Basilicata? Allora, io prima di affrontare questo tema, anche se il tempo è molto breve, vorrei dire che la Basilicata potrebbe essere la Svizzera del Sud o la Svizzera d'Italia, poiché ha dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista delle risorse, tutto quello che le nostre regioni vicine non hanno. Però naturalmente questo indotto, tutte le bellezze paesaggistiche, non riusciamo a sfruttarle in nessun modo, poiché purtroppo le infrastrutture sono quelle che sappiamo. È chiaro che oggi l'alta velocità è soltanto una chimera, poiché i collegamenti con Freccia Rossa sono molto parziali e non ci consentono realmente di raggiungere come vorremmo l'alta velocità. Avere un aeroporto è fondamentale, lo dico da sempre, la nostra regione non può pensare di poter crescere senza un aeroporto, un investimento in tal senso va fatto. La regione Basilicata ha finanziato per un periodo l'aeroporto di Ponte Cagnano, quando invece era necessario fortificare quelle strutture già esistenti, o addirittura pensare di fare un altro aeroporto. Una città come Matera, come Potenza, siamo a Matera 2019, non si ha la possibilità di raggiungere Matera neanche in ferrovia, è veramente uno scandalo. Quindi è assolutamente fondamentale che le infrastrutture vengano sviluppate, e se ci fosse la possibilità, anzi ci deve essere la possibilità, bisogna creare le condizioni perché anche la Basilicata possa avere un proprio aeroporto.
Miolla, anche per lei. Aeroporto sì, pur in presenza di rete viaria così carente. Io credo che una cosa non escluda l'altra. Le infrastrutture sono uno dei problemi sicuramente più rilevanti della nostra regione, i collegamenti, ma non solo i collegamenti tra i due capoluoghi di provincia o i collegamenti tra i capoluoghi di provincia e le regioni limitrofe, è un problema proprio di collegamenti all'interno dei paesi. I nostri cittadini hanno difficoltà a raggiungere giornalmente i capoluoghi di provincia dove vanno a lavorare proprio per la mancanza di infrastrutture. Quelle che ci sono non solo sono carenti, ma sono anche disastrate. Penso per esempio alla zona che riguarda, che collega Stigliano a Matera passando la Pisticciscalo, c'è un ponte caduto per una questione idrogeologica qualche anno fa ed è ancora in quelle condizioni. Sull'aeroporto esiste, in pratica esiste un aeroporto che io conosco bene perché insiste sul territorio del mio paese, Pisticci, ed è la pista Mattei. La Regione Basilicata ha, a mio avviso, in maniera assurda investito delle somme su un aeroporto limitrofo di Ponte Cagnano quando avrebbe potuto investire sull'aeroporto di Pisticci Pista Mattei. Ma perché dico questo? Perché nel momento in cui quella zona della Val Basento è stata individuata come zona economica speciale, un aeroporto a servizio delle imprese, a servizio della zona economica speciale, può servire sicuramente anche per nuove opportunità di lavoro. Altro tema cardine è quello del petrolio, Giuzio. In Basilicata si stima che nei prossimi anni tra Eni, Total e gettito IRES le royalties dei prossimi anni raddoppieranno. Assolutamente. Voi come utilizzerete queste risorse? Partiamo da un presupposto che la politica che ci lascia il centrosinistra sul petrolio è una politica veramente fallimentare, lo specchio di quello che hanno fatto in questi anni per la nostra terra. L'hanno fatto una gruviera sfruttando al massimo quelle che erano le royalties non per gli interessi dei cittadini ma per tappare, lo dico con un termine spregevole, i buchi di bilancio. Non è assolutamente possibile che una risorsa così importante, il raddoppio delle royalties per il futuro, possano ancora servire per ancora coprire i buchi di bilancio. È fondamentale pensare che quelle risorse devono essere e devono servire per fare infrastruttura e lavoro, perché non è immaginabile che possano essere sprecate in questo modo. La bufola di chi dice che le risorse, che il petrolio non deve essere più estratto, è una bufola del millennio, lo possiamo dire. È chiaro che bisogna però continuare su questa strada, ma soprattutto cercare nel rispetto di quelli che sono i patti che sono stati fatti. È chiaro che noi nel nostro governo della regione andremo sicuramente a rinegoziare le royalty, però senza andare ad aumentare quelle che sono le estrazioni, ed è fondamentale poi creare un'assemblea permanente sul petrolio, perché i cittadini devono sapere che cosa succede e soprattutto ci vuole un controllo su quello che è l'ambiente e quella che è anche diciamo la salute, perché il petrolio non è inconciliabile con la crescita, con la salute e con l'ambiente dei cittadini. Quindi sfruttiamo bene queste royalties nell'interesse questa volta dei lucani. Miolla, si può essere favorevoli o contrari alle stazioni, però il dato oggettivo è questo: ci saranno più risorse rinvenienti dal petrolio. Come verranno utilizzate? Come dovrebbero essere utilizzate? Allora, io faccio una premessa che per noi è importantissima: noi siamo fortemente contrari alle estrazioni petrolifere. Il petrolio non ha portato benessere in Basilicata, il petrolio, l'uscita dal fossile è una cosa che va programmata in un arco temporale anche non tanto lunghissimo. Noi riteniamo che il petrolio non è una risorsa per questa comunità. Sul problema delle royalties è una stima, però chi ci dice effettivamente che da qui a un po' i mercati internazionali ci garantiranno quell'introito in cui si dice? Ma al di là degli introiti del petrolio, le royalties, per quel che ci riguarda, siccome non possiamo dire che da domani mattina si ferma la produzione alle stazioni di petrolio, ci sono dei contratti in essere che vanno rispettati, noi li rispetteremo, ricontratteremo i contratti, chiederemo che nel frattempo si riduca l'estrazione del petrolio. Quelle royalty devono servire invece, a nostro avviso, per creare un fondo sovrano che servirà poi per la bonifica dei territori che a loro volta, nella previsione nostra di una riconversione energetica che ci porti verso il cosiddetto carbon free e verso l'elettrico diffuso, dia la possibilità a questo fondo sovrano di poter essere utilizzato per la bonifica del territorio
che è stato contaminato dalle estrazioni petrolifere. Si parla molto di taglio delle spese improduttive. Giuzio, quali spese tagliereste dal bilancio regionale in quella che potrebbe essere definita una sorta di spending review alla Lucania? Io parto da un presupposto completamente diverso, direttore. Qui è necessario realmente riordinare i conti del bilancio regionale, perché negli ultimi 3 anni voglio ricordare che c'è stata la mancata parifica del bilancio regionale. Questa è una cosa gravissima che indica proprio quello che è lo stato di utilizzo delle risorse e del bilancio regionale, per non nell'interesse generale ma nell'interesse assolutamente particolare. Lo dico anche da presidente della commissione bilancio del comune di Potenza, quindi con un occhio attento a quello che sono i bilanci. Potenza è uscita dal dissesto da poco, la regione Basilicata ci lascia dei conti assolutamente inguardabili. Il bilancio della regione Basilicata è un bilancio sicuramente negativo. È da dire che per la prima volta è l'unica regione italiana che per ben 2 anni è andato in esercizio provvisorio, una cosa gravissima. Andare in esercizio provvisorio significa che la politica non è in grado di fare la politica, non riuscire a trovare i tempi e i modi per approvare un bilancio significa mettere veramente la corda al collo ai cittadini lucani, perché poi tantissime aziende che operano a livello regionale con la regione non sono in grado di vedere onorate le fatture per cui hanno dato determinate prestazioni. Quindi ritengo fondamentale, questo lo faremo sicuramente, di dare un assessorato alla programmazione e al bilancio, cosa che oggi non c'è nella regione Basilicata. Grazie. Miolla, quali spese tagliereste? Allora, innanzitutto io devo concordare con quanto dice Giuseppe Giuzzi sulla questione della cattiva gestione del bilancio regionale. È vero ed evidente che negli ultimi anni la Corte dei Conti ha fatto sempre dei rilievi sul fatto che i conti in Basilicata sono in disordine. Ma voglio arrivare al tema registro della spesa improduttiva. È evidente che la spesa corrente non può essere toccata, però la spesa per investimenti e altre spese che rinvengono soprattutto dai fondi europei vanno riviste. La Basilicata ha utilizzato, almeno fino a settembre del 2018, solo il 50% dei fondi FEDR e dei fondi FES. La maggior parte di questi fondi in Basilicata negli ultimi 50 anni sono stati utilizzati per fare regalie ad amici di amici di amici. Questa situazione non favorisce la crescita, favorisce solamente consenso elettorale, favorisce solamente ricatti nei confronti dei cittadini. Nel momento la spesa più importante, che è quella europea, va razionalizzata e va investita solo su alcuni settori, un po' 2-3 settori importanti. E allora, altro tema importante che riguarda il futuro della Basilicata è quello del dissesto idrogeologico. Giuzio, la regione Basilicata, lo scriveva La Nuova qualche tempo fa, ha in cassaforte, pensate, da circa 5 anni mezzo miliardo di euro. Di questa somma sono stati spesi appena 15 milioni di euro. Tutto questo in un territorio che, insomma, fa i conti con una situazione idrogeologica molto critica. Pomarico è solo l'ultimo degli esempi negativi, purtroppo. Cosa farete voi per ridurre questo rischio idrogeologico? Allora, ambiente e energia sono punti cardine del nostro programma elettorale. La Basilicata è un territorio bellissimo, però il 100% dei comuni lucani è interessato da rischio frane. È chiaro che questo è dovuto a due fattori: un primo fattore della manutenzione straordinaria, ma anche la mancanza della manutenzione ordinaria. È chiaro che il territorio va attenzionato giorno per giorno. Come diceva lei, abbiamo delle somme in cassaforte che non riusciamo a spendere, pur avendo un'esigenza importantissima. L'attività di microzonazione sismica che ha posto in essere la regione Basilicata è solo un palliativo, perché mappare il territorio sicuramente è fondamentale, però oltre alla mappatura sono necessari assolutamente degli interventi che consentano proprio il mantenimento del territorio stesso. Noi abbiamo un altro scempio in Basilicata, quello delle pale eoliche. È chiaro che
che basta guardare una collina, una montagna lucana, la vediamo piena di queste pale eoliche. Oggi abbiamo superato abbondantemente, addirittura siamo sopra del 50% per quanto riguarda il fabbisogno energetico proprio da rinnovabili. È tempo anche di cambiare questa politica, andare oltre, cercare di trovare sicuramente ambiente e energia vanno coniugati, ma vanno fatto con intelligenza, perché in caso contrario non ci possiamo poi chiedere, ci dobbiamo chiedere quali sono le motivazioni perché succede quello che è successo anche a Pomarico. Miolla, le risorse ci sono, non vengono spese e intanto il territorio si sbriciola. Beh, a qualcuno viene il dubbio poi di capire se effettivamente queste risorse ci sono e perché, se ci sono, dovrebbero essere spese. Ma oltre che Pomarico, ricordo qualche anno fa Montescaglioso, l'anno scorso Stigliano, la zona di Lavoria di Maratea, sempre soggetta a continue frane. Nel nostro programma io stamattina ho portato un pieghevole dove racchiude i punti essenziali del programma. Uno di questi punti, noi diciamo che la Basilicata che vogliamo è sicura perché investe nella prevenzione dei rischi, nel monitoraggio dell'ambiente e a consumo di suolo zero. Si faccia prevenzione, si facciano gli investimenti, si sblocchino le somme, se effettivamente quelle risorse ci sono, se sono lì solamente per coprire un bilancio falsificato, perché la messa in sicurezza del territorio contribuisce, oltre alla sicurezza dei cittadini, contribuirà alla implementazione di posti di lavoro con la creazione di nuove imprese, giovani, geometri, ingegneri, professionisti vari, operai, con un piano di investimento importante di messa in sicurezza del territorio può rilanciare anche le zone interne e rilanciando le zone interne si contrasta in questa maniera anche lo spopolamento. E allora ci avviciniamo alla conclusione, Giuzio, l'ultima sollecitazione riguarda un tema di strettissima attualità, quello dell'autonomia differenziata chiesta da diverse regioni del nord. Lei è favorevole o contrario, la coalizione di centrodestra è favorevole o contrario e non pensa che il Sud in qualche modo, quindi anche la Basilicata, però dovrebbe iniziare a camminare un po' da sola? Allora, autonomia differenziata è un termine che racchiude un concetto molto più ampio. Io sono in generale, lo siamo come partiti, siamo patrioti, quindi vorremmo un'Italia unica. Questa differenziazione potrebbe essere importante, però a condizioni che naturalmente non svantaggi la nostra terra. Oggi io vedo in questo principio dell'autonomia differenziata un grosso rischio, quello di non fare un vero censimento di quelle che sono le risorse che dovrebbero rimanere sui territori, perché per fare questo tipo di censimento è necessario prima fare un censimento, capire quali sono le infrastrutture che il Nord ha avuto a disposizione con i soldi di tutta l'Italia, censire quelle, vedere quelle che sono le infrastrutture invece che ci sono riservate nel Sud, e poi successivamente andare a calcolare le percentuali che sono per noi o per loro in un certo modo. È chiaro che noi vogliamo che in questo senso ci sia anche un'autonomia, però nell'autonomia non bisogna svantaggiare nessuno, non bisogna avere un'Italia a doppia velocità, l'Italia è unica e deve crescere insieme. È chiaro che se un'Italia vuole rilanciarsi lo può fare soltanto attraverso il Sud, però un Sud forte. Noi in questi 3 mesi abbiamo preso l'Abruzzo come centrodestra, la Sardegna e ora cercheremo di prendere anche la Basilicata, perché è chiaro che avere governatori di centrodestra che danno una visione completamente diversa di quello che è il potenziale del Sud può essere in grado di rilanciare completamente la nostra terra. Miolla, autonomia sì o no? Assolutamente no. E il tema dell'autonomia differenziata evidenzia le contraddittorietà della coalizione di centrodestra. Non si può dire a Roma, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, si discute dell'autonomia differenziata della regione Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna e poi in Basilicata la Lega, che è il partito che pare sia il partito trainante di una coalizione, ha al proprio interno alleati che giustamente, dico io, dicono che l'autonomia differenziata è a danno e a svantaggio del Sud. E come farà un centrodestra lucano che si propone a governare una regione ad affrontare poi un governo nazionale a traino Lega che oggi ci dice e preme sull'autonomia differenziata? L'autonomia differenziata vuol dire che spacchiamo l'Italia in due, vuol dire che ognuno si tiene per sé le proprie risorse. La nostra Costituzione, che è il nostro baluardo, ci dice che l'Italia è una e indivisibile.
E allora siamo arrivati alla conclusione, non prima di sentire l'appello finale agli elettori. Un minuto a disposizione allora per Giuseppe Giuzio, che rappresenta la coalizione di centrodestra che sostiene Vito Bardi. Il centrodestra va unito a queste elezioni e lo fa con un programma serio, con un candidato presidente altrettanto serio, con candidati all'interno delle liste forti, autorevoli e seri. Quindi abbiamo necessità in questo momento di dire ai cittadini lucani: è il momento di cambiare. Io voglio fare l'esempio della clessidra. Ci troviamo di fronte a una clessidra che sta facendo scorrere gli ultimi granelli per il centro-sinistra. Ora vorrei che il 24 di marzo questa clessidra venisse capovolta e iniziare una nuova era per la nostra terra, guidata dal generale Bardi e dalla coalizione di centrodestra, che è una coalizione che non fa promesse, ma dice cose che poi manterrà. Qualche secondo ancora. Quindi l'invito è proprio quello di votare centrodestra, votate le nostre liste, votate i nostri candidati. Per qualsiasi, siamo sui territori nei prossimi giorni, per qualsiasi esigenza confrontiamoci sui territori e su quelle che sono le scelte da fare. Giuseppe Miolla, l'appello finale per la Basilicata possibile che sostiene Valerio Tramutoli alla presidenza della Giunta. Noi chiediamo fiducia agli elettori della Basilicata perché la Basilicata possibile è l'unica proposta coerente politica in campo. La nostra è una proposta che vuole dare un altro punto di vista, vuole dare il punto di vista delle classi più deboli, vuole dare il punto di vista di coloro che finora non hanno avuto voce, vuole dare il punto di vista di quei padri di famiglia che finora sono sottostati al ricatto di promesse elettorali e non solo. La Basilicata possibile è un altro modo di pensare alla Basilicata. Una Basilicata che pensa soprattutto ai suoi giovani, al ritorno dei suoi giovani in questa terra e soprattutto pensa alla tutela di quelle classi svantaggiate che ad oggi hanno subito le conseguenze nefaste di una politica regionale che negli ultimi 20 anni ha comportato il disastro che tutti noi stiamo vedendo. E allora siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio i due rappresentanti che hanno preso parte a questo duello, inizio da Giuseppe Giuzio, che ha rappresentato la coalizione di centrodestra che sostiene Vito Bardi alla presidenza. Grazie a voi, grazie per l'invito. Ringrazio anche Giuseppe Miolla che ha rappresentato la Basilicata possibile che sostiene Valerio Tramutoli alla presidenza. Grazie a voi. Grazie. E allora si chiude qui questo nuovo duello che abbiamo dedicato ai confronti tra gli schieramenti in lizza per le regionali del 24 di marzo. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa e ai prossimi appuntamenti sulla Nuova TV.